Questa è la storia di una disfatta, di una delusione, la storia di un intellettuale che dalla provincia viene nella grande città con un suo progetto rivoluzionario che però non riesce mai a realizzare. Ora dal mio libro stanno traendo un film diretto da Carlo Lizzani e interpretato da Giovanna Ralli e da Ugo Tognazzi. Io seguo con una certa curiosità la produzione e proprio stamani ho visto girare la scena dell'incontro fra lui e lei in Piazza del Duomo durante una dimostrazione. È la scena che nel libro viene così raccontata. Ma poi le camionette si mossero, urlarono di nuovo le sirene. «Via!» mi disse Anna, prendendomi ancora per mano. Quando le camionette furono alla nostra altezza, noi entravamo in una farmacia. «Comprati un cachet, svelto!» E lei rimase dietro la vetrina a guardare il carosello. Lizzani, Giovanna Ralli, Tognazzi e Bianciardi. Tognazzi, lei negli ultimi tempi si è rivolto a personaggi letterari, da Liolà alla Vita Agra. Tutto questo sta a significare la ricerca di personaggi che abbiano una maggiore nobiltà rispetto ai precedenti? No, è perché di Liolà interessava un certo aspetto, c'era un personaggio che poteva essere modernizzato e una vecchia storia di Pirandello poteva essere adattata anche ai giorni nostri e servire come spunto attuale. Per quanto riguarda la Vita Agra invece, io ho letto il romanzo e nel personaggio ho identificato molte cose di me stesso, quindi mi è piaciuto il comportamento di questo personaggio in vari punti del romanzo, e allora ho proposto al nostro produttore Crisman di comprare l'opera di Bianciardi, lui l'ha comprata e adesso stiamo facendo il film. Il protagonista della Vita Agra è un ribelle, ma lei non sembra proprio un ribelle. Come non sono un ribelle? Sono un ribelle, sì. Io sono un tipo che a Roma è capacissimo di scendere dalla macchina e prendere un metro e stabilire che dal punto A al punto B, invece di esserci un marciapiede larghissimo, potrebbero fare degli intarsi e fare un posteggio di automobili. Sono un polemico con i vigili, ho avuto un sacco di questioni, sono veramente un ribelle. Solo che non ottengo niente io, Tognazzi, come non ottiene niente il protagonista del romanzo di Bianciardi. Giovanna Ralli, lei come vede, come interpreta il personaggio di Anna nella Vita Agra? Anna è una ragazza romana, popolana, schietta, generosa, e quando si mette una cosa in testa arriva fino in fondo e non la ferma più nessuno, e con lo stesso impeto affronta la sua difficile storia d'amore con il suo uomo. E la Milano dei giorni nostri, così fredda, nebbiosa, agra, sotto la vernice del miracolo. Nel libro, e perciò anche nel film, ho trovato nella figura di Anna molte cose che appartengono anche alla mia esperienza, alla mia vita. E perciò sono contenta di fare Anna nella Vita Agra. Lizzani, tutti i suoi film, da Actum Banditi ai più recenti, hanno una precisa collocazione nella storia e nel costume. Quale prospettiva pensa che possa comportare la Vita Agra in questo senso? Beh, la Vita Agra è la nostra storia interiore. Cioè c'è una storia dei fatti, una storia che è fuori di noi, la storia di questi ultimi 20 anni che noi abbiamo vissuto, che abbiamo cominciato a vivere quando avevamo 20 anni, adesso ne abbiamo qualcuno di più, e i riflessi di questa storia hanno inciso dentro di noi, dentro la nostra psicologia, una nostra storia più privata, più intima, che è la storia proprio della Vita Agra, di certe nostre delusioni, di certe nostre sconfitte, di certe nostre battaglie e di certe conclusioni che sono per fortuna ancora aperte. Bianciardi, la letteratura deve fare molte concessioni quando si accosta al cinema. Ma io non parlerei di concessioni. Letteratura e cinema non sono né antagonisti né subordinati. Sono diversi, questo sì. Cioè la letteratura ha un suo linguaggio, il cinema ha un linguaggio diverso. Perciò io direi che
si può parlare piuttosto di collaborazione. E uno scrittore deve partecipare alla stesura della sceneggiatura e seguire le riprese oppure affidarsi completamente all'ispirazione del regista? Se è sceneggiatore di professione, sì, altrimenti la sua funzione più legittima è quella del consulente, dell'esperto. E questa è la funzione che ho avuto nel film, sia in fase di sceneggiatura che in fase di produzione, perché credo di essere il maggiore esperto nel mondo di vita agra. Il film di Liziani si discosterà molto dal suo romanzo? Il finale sarà diverso. Nel libro il protagonista alla fine si addormenta. Qualcuno mi ha domandato che cosa farà il tuo personaggio se si sveglia la mattina dopo. E io non ho trovato la risposta. Beh, il film dà una risposta a questa domanda e dà la risposta più agra possibile. Cioè il protagonista è perfettamente inserito in questa società, suo malgrado. Tutto sommato ho la paura che il film sarà migliore del libro. Liziani, il protagonista del romanzo è un eroe che possiamo chiamare negativo. Sarà anche questo il senso del film? Ma oggi non, in letteratura e in cinema non si può più parlare di eroi positivi, di eroi negativi. L'importante è che siano eroi critici, diciamo, e non etichettati, non emblematici, non troppo, né troppo buoni né troppo cattivi. Eroi che propongono una discussione, che propongono una critica, che sollecitano uno spettatore delle domande e delle autocritiche. Signor Tognazzi, le sue interpretazioni in questo tipo di film, diciamo, impegnati, non teme che possano allontanare da lei una certa parte del pubblico? No, no, dico di no perché le prime esperienze che ho fatto in un genere nuovo non hanno allontanato il pubblico, anzi lo hanno avvicinato ancora di più. Perciò dal federale in poi io invece di aver perso degli spettatori ne ho acquistati, quindi è giusto continuare su questa strada, anche perché diciamo fare più seriamente il cinema non significa non far ridere più. Io continuo a fare seriamente il cinematografo, ma nell'intento di far sempre ridere e divertire.